Il magistrato è arrivato da poco, Anna Maria Gavoni, quindi questo lascia presumere che l'interrogatorio possa iniziare quanto prima. Sappiamo, in realtà questa è una vicenda complicatissima, anche il fatto che i due al momento hanno un solo avvocato, Angelo Tucci, perché lo storico avvocato di Mario Castagnacci, insomma, l'avete appena detto, un personaggio conosciuto, con recidivo, già aveva avuto un precedente per droga nel 2011 e aveva per questo precedente un procedimento penale in corso. Poi, appunto, è successo quello che è successo il giovedì, gli hanno trovato in casa 300 dosi di cocaina più 150 di crack e 600 di hashish. E poi il giorno dopo la scarcerazione, per la quale sappiamo benissimo che il membro laico del CSM ha chiesto l'apertura di una procedura per verificare effettivamente come sono andate le cose, e sulla scarcerazione vorrebbe indagare, vorrebbe sapere più anche il ministro Orlando, che ha chiesto di fare le verifiche, le opportune verifiche, per capire se è necessario, appunto, come probabilmente sarà, non lo so, saranno insomma gli esperti, i magistrati a stabilirlo, insomma, fare degli accertamenti. Ecco, c'è un solo avvocato, l'avvocato Tucci, perché lo storico avvocato di Castagnacci ha rifiutato l'incarico per le intimidazioni, le minacce subite, soprattutto qui a Roma, insomma, da non si sa chi, ma insomma qui a Roma, non alla Latrima, ma qui nella capitale.